Borsa, scusate, ma io non vedevo l'ora di dirlo questo buongiorno Borsa per dare il via al nuovo palinsesto. Ho provato più volte, insomma, lo dico senza assolutamente vergogna perché questo è il nuovo inizio. A me piace definirlo così, lo abbiamo in qualche modo lasciato intendere negli scorsi giorni, nelle scorse settimane, le fonti TV, che di fatto è sempre presente nella sua veste, ma che si rinnova e si rinnoverà a partire da oggi. Questa era la data, il giorno 19 ottobre 2020, e peraltro è il risultato di un lavoro che è iniziato ormai più di 2 mesi fa, un lavoro che è andato proprio nella direzione di un cambiamento, mantenendo però quelli che sono i nostri punti forti. Allora, questa mattina, naturalmente alle 9, come sempre, il nostro buongiorno arriva a tutti voi per seguire i mercati, cosa che faremo, ma la prima ora sarà un po' diversa e un po' particolare dal solito. Lasciatemi solo intanto ringraziare, poi lo faremo nel corso di questo evento, perché abbiamo voluto creare un vero e proprio evento televisivo, tutte le persone che davvero hanno lavorato per far andare le fonti TV in altre direzioni, per ampliarsi. Questa è un po' la parola chiave. Economia, finanza, sempre il centro dell'attenzione, questo è chiaro, trading, ma l'economia declinata a 360 gradi, quindi con tutte quelle aperture che servono al giorno d'oggi, soprattutto perché stiamo vivendo un periodo e un momento davvero difficile, nel quale credo, indipendentemente dal fatto che voi che seguite le fonti TV, seguite l'economia tutti i giorni, sia un argomento, appunto, l'economia che tutti devono seguire, ancora di più, e soprattutto da comprendere e da capire. Una volta, permettetemi di dire anche questa cosa, forse la finanza e l'economia erano un po' di nicchia, ma oggi non può più essere così. E allora, questo spiega i 360 gradi dell'economia delle fonti TV, ma che naturalmente avremo modo di raccontarvi da oggi in avanti. Allora, torniamo a noi. Io naturalmente ringrazio, come detto, tutte le persone che hanno lavorato con me, poi li saluterò uno a uno, ma insomma, prima volevo mostrarvi questo contributo. Sarà un'ora ricca di contributi e video, quello che rappresenta tutti noi, appunto, le fonti TV. Eccoci qui, più carichi che mai. Ci siamo. Siamo con voi ogni giorno. Dai nostri studi nel centro storico di Milano vi parliamo di finanza, economia, trading, politica, business. Raccontiamo esperienze e storie e vi informiamo sui temi strategici per il territorio, rispondendo alle domande che contano. Per farlo siamo nel cuore economico del nostro paese, a 2 passi dalla borsa e dal Duomo. Grazie per esserci. Questi siamo noi. Questi siamo noi è uno dei nostri slogan, uno dei nostri motti, semplicissimi ma che rendono l'idea. E questi siamo noi, saluto anche i miei compagni, alcuni dei compagni di avventura, naturalmente siamo tanti, quindi piano piano conoscerete anche tutto il team di Le Fonti TV. Giacomo Iacomino e Alexandra Giorgeva, magari Alexandra, insomma, ecco, ci vediamo tutti insieme. Giacomo beve il caffè, Alexandra, buongiorno. Beh, Buongiorno a insomma, tutti. ci siamo svegliati presto, quindi insomma serviva un po' di carica proprio live. Peraltro, un'aggiunta a quello che dicevi tu, cioè questi siamo noi, questi siamo alcuni di noi, nel senso che, come diceva Alexandra, al di là dei tecnici della scuola tecnica, che peraltro potreste vedere dietro Alexandra, anche se non in maniera del tutto chiara, a Valentina Buzzi che condivide con noi insomma l'ufficio e fa da coordinamento con le fonti editrice, ma poi c'è un'intera squadra che ha deciso di andare tutta in una direzione sola, una sola, e non c'è solamente il senso del lavoro, e cioè che cosa riusciamo a fare di buono per noi, ma anche che cosa ad esempio la TV può fare di buono per il marketing, che cosa il marketing può fare di buono per l'area legal, ad esempio, cosa l'area legal può fare di buono verso il commerciale, e poi insomma ci sono gli eventi, c'è Alice che segue i social da poco, insomma tutti vanno in una sola direzione. Chi inevitabilmente decide di non farlo, probabilmente insomma non sa, non può, non sa che cosa vuol dire lavorare in un'azienda, in una casa editrice, anche in un negozio che magari vende bulloni, insomma, e se fai squadra l'unica soluzione è questa, e credo, e qui chiudo, che chi ci seguiva prima e chi ci segue adesso abbia capito insomma qual è la differenza insomma tra chi decide di intraprendere una strada tutti insieme e chi invece va per altre vie. Do subito la parola ad Alexandra, mi fa piacere quello che ha appena detto Giacomo, vi posso assicurare che non ci siamo accordati, l'avrei detto io tra poco, questo vuol dire, senza essere stucchevoli, ma è un dato di fatto che davvero c'è coordinamento. Alexandra.
Allora, Giacomo e Emanuela sono già stati molto molto chiari, io volevo solo aggiungere che the best is yet to come, il che vuol dire che il meglio sta per arrivare e oggi sarà una giornata di tante tante novità, non vediamo l'ora infatti di mostrarveli. E oggi in regia ci sono proprio tutti, li abbiamo nominati poco fa, così come gruppo, saluto Francesco che coordina la parte tecnica, Alberto, Matteo, Luigi e poi c'è la nostra Giulia che al reparto grafico ha fatto davvero un lavoro eccezionale, Valentina Buzzi che è già stata nominata e poi naturalmente sarebbe impossibile dire ogni nome singolo, ma vi prometto che piano piano attraverso i nostri video, le nostre dirette, i nostri approfondimenti conoscerete davvero tutti i protagonisti di Le Fonti TV. C'è anche Alessandra nella squadra tecnica. Assolutamente, Alessandra che però ci seguirà, l'avrei appunto salutata dopo, che è nell'altro studio, perché poi sapete che Le Fonti TV oltre a essersi ingrandita a livello di team si è ingrandita proprio anche come spazio e sta coordinando e coordinerà tutto nella diretta dei mercati tra poco, insomma dopo questa prima parte evento, come abbiamo voluto definirla. Allora, facciamo così, cominciamo a raccontare un po' anche il nuovo palinsesto. Abbiamo detto trading, mercati, resteranno sempre con i nostri live, economia, finanza, formazione e informazione, proprio perché bisogna comprendere quello che ci circonda, l'economia ci circonda sempre, in ogni dove. Partiamo proprio da quello che stiamo vivendo oggi, da Buongiorno Borsa, che sostanzialmente rappresenta l'apertura e il nostro saluto della mattina. Guardate. In borsa, ma non solo, anche negli studi di Le Fonti TV. L'apertura dei mercati dà il via a notizie, analisi, commenti su economia e finanza aggiornati in tempo reale. News, ospiti, approfondimenti, la carica giusta per affrontare la giornata. Buongiorno Borsa, il nostro caffè insieme. E appunto, Buongiorno Borsa, questo è il nostro caffè, potremmo fare anche un brindisi, ma insomma non so se porta bene fare il brindisi con il caffè, no? Quindi tutti i giorni alle 9 si parte con Buongiorno Borsa. Esattamente. Sulle Fonti TV, se con, non ho capito male. Con il caffè male. Peraltro, perché c'è davvero perché il caffè no? Nelle tazze, non so. Sì, sì, assolutamente. Ecco, confermiamo. Lo beviamo perché la giornata deve iniziare con la carica giusta, il nostro caffè insieme, quindi alle 9 puntuali sulle Fonti TV saremo insieme, come detto, per raccontare la giornata dei mercati, per vedere come ha chiuso l'Asia, per capire cosa ci dicono le borse europee nella loro apertura e per poi avviarci naturalmente nella mattinata fatta di dati macroeconomici, di notizie economia, politiche, insomma tutto quello che contribuisce all'andamento dei mercati e naturalmente con sempre la presenza dei nostri ospiti. E permettetemi anche di fare questa cosa, Giacomo, Alexandra, sarete d'accordo con voi? Visto che negli ultimi mesi ovviamente la strada percorsa è un po' cambiata, ci sono tutti i nostri ospiti che davvero hanno dato un contributo ancora più netto. Io non posso far altro che ringraziarli anche in diretta, poi naturalmente lo faremo anche con loro collegati. Esatto, perché molti di loro, io direi la maggior parte, ma molti hanno dato dimostrazione non solo di guardare e vedere Le Fonti TV come un business, come giustamente deve essere, ma anche proprio come una famiglia, insomma. È stato molto bello. Alexandra, sei d'accordo? Assolutamente sì, proprio alcuni dei nostri ospiti fanno parte della nostra famiglia, che è ovviamente Le Fonti TV. Non possiamo fare a meno di loro, insomma, no, alla no, fine. Infatti, ormai è un legame indissolubile quello che lega noi. E peraltro abbiamo conosciuto anche tante new entry, insomma, che hanno cominciato a dare il loro apporto. Ed è stato bello, per quello si è ingrandito tutto e ripeto si noterà soprattutto strada facendo, perché poi anche le sorprese, le novità vanno date a piccole dosi, altrimenti insomma si brucia tutto. Io direi di, grazie alla nostra regia, così li nomino ancora, andare avanti, andare a vedere il prossimo contributo, il prossimo programma nuovo. Sulle Fonti TV alle 15.30 c'è Rush Hour, l'ora di punta dei mercati internazionali. Con l'apertura di Wall Street, i dati macro americani e le borse europee ancora a pieno regime. Tutti i giorni alle 15.30 Rush Hour, quando i mercati mettono il tutto.
È andato tutto bene, Giacomo, per la strada. Permettetemi di dirlo, perché io non avevo visto nessuno dei promo, perché erano assolutamente una grande sorpresa, quindi il mio commento è spettacolare, grande Giacomo. Vabbè, sei qua integro e quindi è andato tutto bene in mezzo alla strada, durante l'ora di punta. C'è stato, insomma, ci è mancato poco, ma siamo sopravvissuti io e Matteo, che eravamo quasi in mezzo alla strada a fare questo promo. Peraltro io mi sono trovato direttamente lì e quindi dietro avevo lo zaino, avevo la giacca e insomma accessori che non servivano al promo, per cui che cosa ho fatto? Sono andato alla biblioteca Sormani, che è lì di fronte, e al ragazzo che era lì fuori ho detto: per favore, mi puoi tenere tu zaino e giacca, che sennò non so dove lasciarli e non mi fido. E insomma lui è stato anche piuttosto gentile, devo dire che insomma abbiamo, nonostante qualche diciamo infortunio a livello di magari macchinari, nel senso qui non funziona, oppure io che magari c'avevo il ciuffo un po' ribelle, però insomma non abbiamo dovuto fare troppe prove, diciamo che ne sono bastate poche e poi insomma mi sono affidato al montaggio di Matteo, che come avete visto insomma strappa anche un sorriso. Assolutamente, Matteo, che ha dato davvero un enorme contributo come tutti alla parte dei promo, anche a livello creativo, no? Tanto per sfatare il mito che c'è questa differenza e questa distanza tra la parte diciamo redazionale e autorale e la parte tecnica, non è così, insomma i punti di forza si notano anche qui. Bene, e quindi Rush Hour, ora di punta, Giacomo, naturalmente quando nel pomeriggio fondamentalmente tutti i mercati sono aperti, quando parte Wall Street? Wall Street che parte, il vecchio continente, l'Europa, che è ancora a pieno regime, ha ancora 2 ore di contrattazione, che come sapete può succedere di tutto. I dati macroamericani, che spesso segue Alexandra su le fonti international, ma a questo ci arriviamo, insomma è il momento effettivamente di congestione, per cui l'idea è stata: mettiamoci in mezzo al traffico e lanciamo questo contenitore. Poi ovviamente all'interno del contenitore si parlerà di Wall Street, ma si parlerà anche di valute, di materie prime, insomma là dove occorre fermarsi un attimo, ovviamente monitoriamo quello che dice l'attualità e la diretta e andiamo ad approfondirlo. Però insomma Rush Hour è proprio ora di punta, non poteva che essere questo il nome della nuova insomma rubrica e del nuovo spazio dedicato a Wall Street e non soltanto. 15.30 a 16.30, quindi ogni pomeriggio. Allora, visto che abbiamo nominato, Alexandra è qua con me e con noi naturalmente, abbiamo nominato già un altro programma, permettetemi solo di fare questo cappello iniziale e poi lascio la parola appunto alla collega Alexandra Giorgeva. Intanto questo è uno dei programmi storici di Le Fonti TV che nel corso del tempo ha trovato davvero una sua identità. Mi permetto di dire che è un programma che rende ancora più esclusiva l'informazione di Le Fonti TV, che rende e sottolinea anche in qualche modo la sua unicità. E non a caso a guidarlo c'è lei, Alexandra Giorgeva, così mi viene da dire che è una donna, una giornalista, una collega nella quale io mi trovo moltissimo, con un bel caratterino, ma proprio per questo davvero i risultati si sono visti nel corso del tempo. Allora, promo e poi a lei. Airing right ahead of the opening bell, Le Fonti International breaks down the major corporate stories and provides you everything you need to know to kick off your day. Whether you are a professional trader or an institutional investor, Le Fonti International is a must-see. Economics, politics, and finance, 60 minutes of in-depth analysis with a great variety of guests and valuable insights. You know what to watch, Le Fonti International. Bellissimo, spettacolare, questa era tra l'altro la prima volta che ho visto il promo, grandissimo lavoro alla nostra parte tecnica e anche alla parte grafica. In effetti il promo già dice tutto, Le Fonti International martedì e venerdì, proprio prima dell'apertura dei mercati americani, un momento molto importante per tutti i trader, ma anche investitori istituzionali, quando i futures stanno facendo appunto i movimenti più importanti. Le Fonti International, in inglese, lingua originale ovviamente l'inglese, dà questa opportunità a tutti quelli che ci guardano di avere più informazioni, più dettagli appunto che arrivano direttamente da Wall Street, da New York, da Londra, anche tantissimi altri posti nel mondo, ma soprattutto New York, così che in questo momento così importante, anche prima delle elezioni,
possiamo darvi questa opportunità di sentire l'opinione delle persone che sono direttamente, come dire, infettate, se possiamo dire così, impattate da queste elezioni e di queste politiche diverse sia da parte dei repubblicani ma anche dei democratici. Quindi Le Fonti International è un format, direi, proprio unico in Italia che fornisce tantissime insights, tantissime, ecco, novità, notizie e consigli dai nostri esperti che sono assolutamente internazionali da tutte le parti del mondo e anche esclusivi. Assolutamente, la voce un po' che arriva da oltreoceano e che va ad ampliare l'informazione che già abbiamo. Ti faccio una domanda, faccio un po' la giornalista anche con te. Tu spesso definisci Le Fonti International la tua comfort zone, ma insomma, in che senso? Così mi piace anche, no, raccontare quello che emerge in redazione durante il lavoro. Espressione che uso anch'io spesso, no, peraltro, infatti, quando si tratta di... Però no, rispondi pure, scusate. No, infatti assolutamente Le Fonti International è proprio il format con cui sono arrivata alle fonti, quindi mi sta al cuore. E dico la mia comfort zone perché sto facendo questa trasmissione da più di un anno e 8 mesi e perciò dicevo la mia comfort zone. Invece sono stata inserita anche nella redazione italiana, che per me è stato veramente un grande piacere, ma anche una grandissima sfida che spero che sinora sta andando abbastanza bene. Giacomo, vuoi dire tu, sta andando molto bene, dai, possiamo dirlo. Oggi diciamo che la prima ora è molto... No, che poi magari può sfuggire ai più, però insomma Alexandra si fa la parte in inglese e poi si fa pure le dirette in italiano e non è né italiana né inglese, quindi insomma dietro c'è un enorme... C'è un grande lavoro. Ci sono due spalle grosse così, diciamo così. C'è un grandissimo lavoro. E non solo perché è un passato da tennista, insomma, come forse sapete, ma quando tu hai detto io, Alexandra, mi ci trovo benissimo, intendi che ti ci ritrovi nel modo in cui lei si pone, insomma, sul lavoro, non solo, o nel senso che andate d'accordo? Entrambe. Tutte e due? Non potrei dire che non andiamo d'accordo. No, mi trovo molto nel suo modo di gestire il lavoro, nel senso che non si risparmia, che anche quando non è in diretta scrive nella nostra chat, come spesso avviene con le notizie, fa, diciamo, il cosiddetto in gergo la line, no? Anche quando magari non dovrebbe, perché magari sono le sue ore di riposo, insomma, diciamo che non si stanca mai e quindi mi ritrovo molto in questo suo modus operandi. Sì, diciamo, se alle 6 del mattino arriva una notifica in chat, vuol dire che è Alexandra che ha scoperto tipo che il lingotto ha perso lo 0,1%. esattamente, questo è un po' il senso della questione. Con Alexandra si è sempre aggiornati e informati. Allora, il prossimo promo che vediamo, così proseguiamo, naturalmente noi vi stiamo facendo vedere alcuni dei promo di tutte le trasmissioni, non sono tutte, poi non sono neanche tutti quelli che fanno. Figuriamoci. Abbiamo, diciamo, pescato nel mucchio per darvi quantomeno la visione generale e la panoramica generale delle fonti TV. Insomma, non dico niente perché secondo me il promo racconta tutto, poi torniamo da Alexandra perché ce lo racconta lei, la vedo anche in questa modalità, quella che vedete nel video. Gli ultimi 60 minuti di contrattazioni dei mercati europei puoi seguirli solo sulle fonti Closing Bell. Un riassunto della giornata economico e finanziaria, i momenti più salienti che hanno caratterizzato la seduta dei mercati. Alle 16:30 le fonti Closing Bell. Chiudi la giornata informato sui mercati e puoi dedicarti ad altro. Insomma, accanto alle tazze per il caffè abbiamo anche il bicchiere da cocktail, Alessandra, per chiudere la giornata. Assolutamente sì, il Closing Bell, che tra l'altro è un format che condivido spesso con Giacomo Iacomino, perché siamo noi che seguiamo soprattutto la chiusura dei mercati. Ovviamente c'è sempre una rotazione, però la maggior parte delle volte siamo io e Giacomo a tenervi compagnia, quindi il Closing Bell by Le Fonti è appunto un riassunto della seduta europea, come sono andati i mercati, perché sono andati così e ovviamente il meglio e il peggio della seduta con uno sguardo già nel futuro per le prossime sedute, ma magari anche la prossima settimana e i market mover che andranno ad impattare la prestazione dei mercati.
Ovviamente sì. Quando c'è il meglio della giornata c'è Alexandra, quando c'è il peggio ci sono io, più o meno coincide sempre in questo modo. No? Certo, così come i mercati prevedono quello che accade, noi a nostra volta prevediamo quello che come vanno a chiudere i mercati. Altra parola chiave, lungimiranza, no? Lo diciamo sempre. Certo. Allora, quindi insomma, l'ora dell'aperitivo, le fonti TV si trasforma un po' in un lounge bar per fare il riassunto della giornata. Allora, adesso vi mostriamo una sigla. Che poi verrà commentata da Giacomo. Questo faccio solo una piccola premessa: insomma, la finanza e l'economia sono cose molto serie e noi le affrontiamo in modo serio tutto il giorno, però ogni tanto bisogna anche farsi un sorriso, no, sulle cose, sempre compatibilmente con le notizie e quello che avviene. E allora guardate questa sigla, che è una delle novità di Le Fonti TV. Che è? Allora, intanto saluti a Salvatore e a Roberto che ci scrivono, insomma, ci ringraziano per tener loro compagnia. Che cos'è Meme Economies? Beh, l'hai anticipato un po' tu, cerchiamo anche di raccontarvi mercati, finanza e non soltanto provando a strappare un sorriso con un linguaggio diverso, che è appunto quello dei meme, che è ormai diventato uno dei principali strumenti, uno dei principali linguaggi utilizzati sul web. Noi siamo sul web, siamo dappertutto, come un'espressione ci ricorda spesso, ma siamo soprattutto sul web, quindi l'idea è di applicare, insomma, declinare un po' la finanza e l'economia attraverso i meme. Meme Economics è un nome che è venuto molto molto naturalmente, e poi insomma Giulia ha realizzato questa sigla in cui, se avrete notato, si intravedono quelli che sono le espressioni dei VIP, tipo Leonardo DiCaprio, che è uno dei più utilizzati all'interno dei meme, e non soltanto, che vengono utilizzati appunto raccontano insomma in realtà tutto quanto, cioè raccontano l'attualità, il mondo con le loro espressioni, insomma con le loro stranezze. E noi lo faremo appunto con la finanza e con i mercati, tutto declinato su questo argomento e soprattutto tutto fatto da noi. Bravo, stavo dicendo, perché Giacomo poi è un po' modesto, ma a questa ora mettiamola da parte la modestia, nel senso che i meme assolutamente sono creati dalla redazione e da Giacomo soprattutto, insomma, che li pensa, si basa sulle notizie e poi appunto li trasforma in meme, e quindi sono assolutamente tutti esclusivi, il copyright è nostro, non è che li prendiamo. Assolutamente sì, homemade, parola chiave. Homemade, peraltro, per cui immaginatevi la scena, ci sono Alexandra e Manuela che seguono i mercati, insomma fanno lo stile del PIL, vedono sui, e poi c'è un'altra persona che in quel momento ride perché si sta scrollando un po' i meme che trova su internet e cerca qualche soluzione da applicare anche alla finanza. Peraltro oggi alle 12 ci sarà la prima puntata di Meme Economics, quindi sì. Beh, io me lo guardo, dai. Dopo il live, anch'io. Forse sì, dai, va bene, anche voi, mi raccomando, così ci date anche il vostro parere. Allora, dobbiamo cominciare anche a salutare i primi ospiti della giornata che intervengono per questo spazio dedicato e importante. Prima però l'ultimo promo che vi mostriamo oggi si ricollega a quello che dicevo in apertura, che l'economia deve essere a 360 gradi, parole chiave sono formazione e informazione. Avevamo già iniziato a fare le nostre pillole formative e informative, così le abbiamo sempre chiamate, adesso hanno un altro nome, diciamo, questi spazi in cui in una manciata di minuti vi diamo le nozioni principali dell'economia. Vediamo questo promo. Vorresti essere informato su tutto, ma non hai mai tempo per approfondire? Il problema te lo risolviamo noi con nozioni di economia, politica, sport, attualità e cultura, in una manciata di minuti. Un semplice clic sui nostri video e sarai sempre sul pezzo, in poco tempo e poco spazio. Le pillole formative e informative di Le Fonti TV, che stanno proprio dappertutto, anche in tasca. Pocket News, quindi l'informazione che sta anche in tasca, cioè la potete sostanzialmente guardare dappertutto perché è
veloce, è efficace, insomma, almeno l'obiettivo è quello, e vengono raccontate sia notizie ma anche concetti della finanza e dell'economia che non sono sempre fruibili all'istante. Accanto a Pocket News, quindi notizie più di carattere generale che hanno sempre un collegamento con l'economia, c'è anche Fast Finance, che è l'altro programma parallelo, che è lo stesso concetto, ma fondamentalmente ci sono proprio solo nozioni e temi di finanza, quindi abbiamo voluto anche differenziare le due questioni. Quindi in Pocket News, Giacomo, banalmente si parla anche di, che so io, sport, ovviamente no, legato al business, e altri settori che comunque sono importanti per la nostra economia. Attualità, insomma, politica, come dicevo appunto nel promo, anche cultura, insomma, cerchiamo anche un po' di seguire il vento dell'attualità, anche perché sostanzialmente ci si domanda magari che cosa succede in ambito politico, che cosa succede soprattutto a livello sportivo, anche con la questione del Covid. Sono tanti i punti di domanda che ci veniamo a porre, insomma, con i lockdown mirati e i provvedimenti che arrivano, insomma, stiamo parlando proprio di notizie di queste ultime ore. Per cui è un modo per spiegare velocemente, a portata di tasca, esatto, quello che c'è da sapere. Tanto c'è Alexandra che ci fa il resoconto delle notizie principali da seguire ogni mattina alle 6. Esatto. Quindi siamo sul pezzo. Va bene, allora, questa è un po' la presentazione, dicevamo, dei promo, alcuni dei promo delle trasmissioni nuove di Le Fonti TV. Però, lo abbiamo detto, parte integrante di Le Fonti TV è fatta dagli ospiti, dai nostri ospiti, alcuni storici, li definisco in questo modo, altri magari delle new entry, ma che ogni giorno, attraverso la loro professionalità, la loro competenza e il loro lavoro, cercano di dare indicazioni a tutti voi che ci seguite. Il primo che è collegato con noi oggi e che davvero ringrazio tantissimo è Andrea Cartisano. Andrea, ben trovato. Ciao Manuela, un caro saluto a te, ovviamente anche ad Alexandra e a Giacomo. Eccoti, ti vediamo. Insomma, io ti ho definito un po' uno storico delle Fonti TV, non solo, insomma, tutti si conoscono, non hai bisogno di presentazioni, però io personalmente, e anche naturalmente i miei colleghi, però io ho più a che fare con te durante le nostre dirette, insomma, non posso far altro che ringraziarti, perché io per prima attraverso te ho imparato nel corso di questi anni. Ma io, diciamo che ci sono dall'inizio, e devo dire che ho visto l'evoluzione delle Fonti, per esempio ho notato la crescita di contenuti, perché all'inizio ovviamente non si può partire subito perfetti, per esempio, pur essendo un francofono e non un anglofono, ho notato con piacere che siete stati i primi, quantomeno in Italia, a fare la trasmissione in lingua inglese con ospiti, che ovviamente è difficile anche da reperire anche sulla TV generalista, e soprattutto mi fa piacere che siete cresciuti in un contesto di mercato comunque molto difficile, perché voi non avete mai trovato alibi, però non dobbiamo dimenticare che c'è un problema proprio di editoria a livello generale, anche guardando banalmente le società quotate in borsa, purtroppo è per l'editoria un periodo storico difficilissimo, per cui il fatto che voi siate cresciuti, ecco, posso dare questa testimonianza personale ai telespettatori, che io non ho visto i lavori finiti, però sono stato presente quando stavano iniziando i lavori di ampliamento. Siete in una location magnifica, possiamo dire che prima di voi c'era Hermès Italia, questo pochi lo sanno, ma è anche motivo di grande prestigio, e ho comunque assistito quasi come farebbe un architetto o un ingegnere al piano di sviluppo, e avete una struttura assolutamente all'altezza del compito molto importante che dovete ricoprire, perché comunque in maniera, a mio avviso, anche un po' limitata, la TV generalista copre molto poco la finanza, che invece è comunque un volano dell'economia, come più dell'economia reale, perché ormai sono più gli asset finanziari che il PIL effettivo mondiale. Quindi state facendo un ottimo lavoro, e sono molto onorato
di essere il primo vostro ospite. Grazie Andrea, ma figurati, grazie anche per queste belle parole, peraltro insomma in assoluto in un contesto complicato come quello che stiamo vivendo, e questo mi permette anche di agganciarmi alla visita che farai, spero presto, Covid a parte, nei nostri nuovi studi, insomma, proprio perché tu hai partecipato alla creazione. Ecco, diciamo anche, ringraziamo la casa editrice e l'editore, il presidente, che ha creduto sempre in questo ampliamento e soprattutto nel potenziare quelle che sono le caratteristiche che già esistevano. Allora Andrea, beh, non posso non chiederti, e poi ti saluto, una tua view, una panoramica sui mercati in apertura di una settimana, peraltro ancora che si preannuncia complicata per il tema coronavirus e dopo le nuove linee guida che ha dato il governo italiano sul Covid-19. Oh, peraltro Andrea, scusa se mi intrometto, ma Alexandra, come vedi, Manuela non ce l'ho, cioè, se lo tiene tutto per sé anche quando noi siamo in studio. Noi lo vedremo, sì. Lo vedremo sempre col binocolo. Vedete, ho avuto alcune opportunità anche io quest'estate quando facevo le sostituzioni di mattina, quindi Andrea è sempre stato un grande piacere. Vedete, c'è molta gelosia per gli ospiti, perché effettivamente ciascuno poi, tra virgolette, ha i suoi, anche se non è Mi così. Mi strattoniamo, anche se idealmente, sono uno per un braccio e uno per un altro, però con Andrea Gartisano, insomma, non si scappa, è di Manuela e non sei di nessun altro. Nessuno tocchi Andrea Gartisano. Allora, a parte questo Andrea, appunto, una view, un flash, diciamo, sui mercati. C'è un limite dei mercati in questo momento, che può essere anche un pregio, che è legato al fatto che per fortuna non sono Covid dipendenti, perché la seduta di oggi lo sta dimostrando. C'è una forza, se vogliamo, quasi inaspettata, nonostante i buoni dati sul PIL cinese e la buona chiusura dei mercati asiatici. Qual è il limite però di questo mercato? Che non riesce ad avere una direzionalità, per cui quando sta per crollare viene, come venerdì, preso, verrebbe da dire ripreso per i capelli, e quando arriva su resistenze importanti viene irrimediabilmente respinto. E per quanto ci riguarda, queste resistenze importanti sono per esempio rappresentate dalla media mobile a 200, che transita poco sopra 19.700. In estrema sintesi, per non rubare del tempo a tutti gli altri ospiti che questa mattina parteciperanno a questo nuovo corso delle fonti TV, possiamo dire che è un mercato dove si compra sui supporti e si vende sulle resistenze. Un concetto molto banale, ma al momento sta funzionando. C'è un'ultima osservazione da fare, che io peraltro sostengo da settimane ormai, che stiamo molto avvicinandoci al modello americano, dove pochi titoli stanno tenendo sul mercato, titoli che hanno magari fatto anche nuovi massimi storici. Ho citato le Amplifon, le Tinexa, le Reply, le Sesa, le Campari, che li hanno fatti di periodo, e tutti gli altri titoli magari al palo, con in particolare i petroliferi, che però io personalmente la mattina mi alzo presto, soprattutto il lunedì, sempre prima delle 6 del mattino, redigo questa newsletter finanziaria, e in questo momento ho deciso, lo do come indicazione operativa, di sovrappesare i petroliferi, perché sono tutti in area di minimi storici o minimi di periodo come Eni, per cui secondo me è il momento di provare a comprarli, perché anche gli eventuali stop loss sono molto molto vicini, per cui si creano delle opportunità enormi come operazioni a livello di rapporto rischio-rendimento. Benissimo, grazie Andrea Gartisano. Io ricordo che il tuo spazio, poi ovviamente anche con nuovi inserimenti eccetera, è sempre il lunedì alle 10.30, questa era una puntata un po' particolare, dove comunque sei riuscito a dare lo stesso il tuo contributo. Grazie Andrea davvero per essere stato con noi in questo momento, che insomma, non lo nascondiamo, è importante per le fonti TV. Buona giornata Andrea. Un caro saluto a tutti e ovviamente anche a tutti i telespettatori. Perfetto, peraltro io vi ricordo anche che siamo attivi sui social, lo dicevamo, insomma, grazie ad Alice che ha preso in mano un po' la situazione, un'altra collega del team, sia su Instagram, quindi seguiteci per avere tutte le informazioni, su Facebook la pagina, quindi mettete like se ancora non l'avete fatto, peraltro proprio su Facebook trovate il giorno prima pubblicata la scaletta del giorno successivo, così potrete anche vedere quali ospiti saranno con noi. E poi
potete anche ritrovare i nostri contributi on demand sulla pagina di YouTube, però poi il canale principale è sempre lefonti.tv, dove potete seguirci continuamente. Alessandra, visto che mi avete insomma puntato il dito contro, che avete detto che Cartisano ve lo volevo tenere tutto per me, introduci tu il prossimo ospite. Sì, il nostro prossimo ospite è una persona che sta con noi già da tantissimo tempo, sin dall'inizio, che adesso anche dopo questo nuovo inizio, che è partito ormai da più di 2 mesi, come abbiamo già detto, però oggi è la presentazione ufficiale. Siamo in compagnia, credo, di Angelo Ciavarella di Infinox. Angelo, buongiorno, ben ritrovato come sempre. Non ti sentiamo. Adesso Angelo. Si sente, l'abbiamo sentito. Sì, ecco, diciamo buongiorno a tutti voi e buongiorno chiaramente agli ospiti in studio, Emanuela, e ovviamente anche a tutte le persone che ci seguono da Fone TV. Allora, Angelo, ti possiamo chiedere, dopo lascio il commento ad Alessandra e altre domande, un commento dai sulle fonti TV di cui fa parte anche tu, l'ha detto esattamente Alessandra. Sì, diciamo, io sono stato uno dei primissimi, diciamo, una delle primissime persone a far parte del progetto delle Fonti TV quando è nato, questo nuovo format, queste nuove novità, il nuovo studio che avete anche lanciato di recente, questo sono presente, forse uno dei primissimi proprio a fare qualche diretta da voi post pandemia, e ho notato tanta energia, tanta voglia di fare, tanti progetti, il che secondo me fa bene al di là delle Fonti TV, penso che anche lo scopo di trasmettere educazione finanziaria e comunque cultura, penso che sia quello un po' che vogliamo fare tutti quanti noi, e penso che insieme sia un grandissimo gruppo, sto lavorando molto bene, vedo tantissima energia e tanta carica vitale che penso stia portando tante cose positive. Angelo, che cosa ti senti di suggerire ai nostri telespettatori appunto in questo momento così difficile sotto tanti punti di vista, pieno di incertezze e tanti punti interrogativi? Guarda, io lo vivo in maniera ancora più forte qui a Londra, dove proprio ogni mattina venendo in ufficio veramente sembra di vivere una città fantasma, no? Sembra uscire da qualche film fantascientifico, no? È un momento difficile per tutti, penso in particolar modo adesso in Europa che i casi stanno aumentando in maniera vertiginosa. Alla fine la realtà è che pare che i governi stiano comunque intervenendo, cercando di sostenere le persone che hanno più problemi. Alla fine passerà tutto, io vedo sempre questi momenti, un po' come è successo con le crisi precedenti, questa è una crisi ovviamente di proporzioni piuttosto serie, penso che capita una volta ogni secolo, stando alle statistiche. Tuttavia queste crisi sono anche possibili opportunità, sia per chi lavora sui mercati come noi, sia per le persone che in qualche modo devono reinventarsi. Passerà tutto come sempre, anche questa è una crisi che sarà destinata a terminare. Io mi auguro nel breve tempo possibile, probabilmente in primavera si stima, almeno secondo quello che dicono, quando sarà disponibile il vaccino. E guardando intorno vedo anche come per esempio altri paesi come la Cina, che è riuscita a contenere il virus prima degli altri, adesso proprio oggi è uscito il dato della GDP a più 4,9, ha ripreso nuovamente a volare, quindi penso che dopo un momento come questo di difficoltà verrà, come sempre, arriverà il sole dopo la tempesta. È il sole dopo la tempesta, vabbè, ma insomma, Alessandra, diciamo che cerchiamo di dimostrarlo anche noi ogni giorno, Angelo. Peraltro, insomma, tu in collegamento da Londra riesci, no? Prima abbiamo parlato un po' del panorama ampio che cerchiamo di dare attraverso proprio l'informazione, attraverso il vostro contributo, anche da Londra tu ci informi su quello che succede lì, insomma, sei, diciamo che a volte fungi un po' da inviato. I nostri occhi. Vero? No? Esatto. È vero, anche perché considera che qui veramente a Londra adesso non c'è praticamente nessuno della City, in ufficio praticamente siamo 3-4 persone, a volte in 2 addirittura, stabili interi, vuoti, il fatto comunque di vivere nella City, che mi permette quindi di venire in ufficio a piedi, è un grande vantaggio, anche perché prendere i mezzi sarebbe comunque complicato con la situazione della pandemia in corso, e mi permette anche di offrire a tutte le persone delle Fonti TV, diciamo, un aspetto privilegiato, non
fosse altro perché essendo qui nella City mi rendo conto un pochino di quello che succede qui a Londra, di come vanno le cose, dell'evoluzione delle cose, e poi le trasmetto ovviamente attraverso voi, lo studio, a tutte le persone delle Fonti TV, un'esperienza in prima persona sul campo e proprio attraverso la City di Londra. Grazie mille ad Angelo Ciavarella di Infinox, grazie per il tuo intervento, soprattutto oggi 19 di ottobre, una giornata molto speciale per noi. Grazie Angelo. Grazie, grazie a tutti, un saluto e buona giornata e buon lavoro. Grazie, intanto arrivano anche i vostri messaggi sulle nostre piattaforme, grazie mille perché anche voi fate parte integrante, lo abbiamo detto all'inizio, del nostro team e ogni giorno davvero ci date spunti, oltre ai saluti e alle cose carine che ci scrivete, anche molti spunti operativi che non guasta mai. Dobbiamo, insomma, un altro obiettivo è quello di creare sempre più questa community dove si possano scambiare opinioni. Allora Giacomo, prossimo ospite, vai tu con l'introduzione. Allora, è già in collegamento con noi Enrico Jay di Scatta col Trend. E allora, Enrico, buongiorno, ci siamo collegati da qualunque posto possibile e immaginabile, insomma, nelle ultime settimane, che sia da Roma fino a, anche in questo caso, UK, anche se si trattava di Oxford, se non ricordo male. Enrico? Forse abbiamo... Non lo sentiamo ancora, ma secondo me eccolo, adesso sì, è spuntato, okay, Enrico J. Buongiorno, buongiorno. Sì. Enrico, buongiorno nuovamente. Alexandra, buongiorno anche a te, buongiorno Manuela, buongiorno Giacomo, un saluto agli ascoltatori. Avete visto che bel background che ha Enrico? Infatti, insomma, favoloso, c'è una vetrata sul mondo dell'informazione, è un po' un simbolo oggi. Non ce l'avevi mai mostrata però, Enrico? Ma io mi sposto in base ai giorni nei quali mi collego con voi, sempre per fare qualcosa di nuovo, è il minimo. Eh no, infatti questo è proprio un simbolo, non so se l'hai voluto, ma insomma è un po' una finestra sul mondo, quello che vogliamo cercare di fare noi. È giusto, io ho formazione e informazione, quindi forza le fonti, forza con questo nuovo palinsesto. È giusto che si segua chi come voi lavora in maniera seria ma non seriosa, quindi rendendo accessibile a tutti quello che può essere un settore, un argomento forse poco digeribile, ma che invece lo sarà sempre di più, grazie alle fonti. Peraltro Enrico lo abbiamo in qualche modo, lui era stato anche con noi qualche anno fa, insomma, lo abbiamo recuperato con la settimana del trading, la Trading Week, e da quel momento io direi che si è proprio insomma, preso anche con una certa autorevolezza uno spazio anche più che settimanale, nel senso che un paio di volte è con noi a settimana, anche perché comunque proprio da casa arrivano sempre molte richieste per Enrico. Peraltro Alberto che ci segue da casa, Enrico ci chiede proprio da dov'è che ci stai parlando, se sempre dalla capitale o se sempre, invece... Sempre dalla capitale. Sono stato fortunato che sono rientrato da Oxford in tempo per evitarmi la quarantena, perché altrimenti se avessi tardato di una settimana avrei avuto problemi. Esatto. Senti, infatti. Enrico, ma siccome poi abbiamo anche un po' accennato ai mercati con Andrea Cartisano e abbiamo commentato insomma anche il PIL cinese che continua a correre, non secondo le attese, ma comunque sicuramente va a una velocità quasi doppia rispetto a Europa e all'Italia. Poi abbiamo visto anche i mercati come in realtà in questo momento vanno, accelerano positivamente, corrono insomma quelli del vecchio continente. Il Nikkei ha chiuso anch'esso sopra l'1%, Shanghai invece ha chiuso sotto, cioè ha chiuso in rosso, meno 0,7%. Sembra quasi che la borsa cinese non creda ai dati economici cinesi, per fare una battuta, e anche per ricordare come spesso gli Stati Uniti ai dati cinesi non credono, tant'è che dicono la Cina sostiene che il PIL è cresciuto, in questo caso 4,9% su base annuale, e non, insomma, lo mettono sempre giù in maniera... Così dicono loro, poi noi alziamo le mani. Hai ragione. Il fatto è che poi fondamentalmente, nonostante la pandemia, che appunto, come diceva prima il dottor Ciaravella, è un qualcosa di globale, di mai visto nel secolo, però se siamo oggettivi e prendiamo un grafico di qualsiasi indice di un ultimo anno, non c'è stato alcun crollo. Questo è, cioè, siamo in una fase di trading range e quindi personalmente... Al di là di vederli per imparare, per formarsi, per curiosità,
ma non farei operatività in base alle notizie su nessun mercato, anche perché anche sugli stessi Stati Uniti vediamo che Nancy Pelosi dice no, voglio di più, no, ti do di meno, e quindi c'è un traccheggiare di quello che è proprio gli indici su tutti i settori. Ecco, lo stesso indice italiano, un giorno verde, un giorno rosso, un giorno verde, un giorno. È una fase di trading range infinita. Per cui mi atterrei al prezzo e all'analisi tecnica più che mai in questo momento. Invito veramente gli ascoltatori a formarsi, a studiare e al momento a seguire il prezzo di qualunque sottostante. Poi c'è da dire, insomma, in realtà che poi proprio sul fronte Covid l'idea è di cercare di navigare tutti nella stessa direzione, un po' come il discorso che avevo fatto all'inizio, tant'è che Ursula von der Leyen sull'argomento vaccino, sull'argomento Covax, ha anche detto felici se riusciremo a intraprendere un percorso di ricerca comune con la Cina, perché sono arrivati segnali da questo punto di vista proprio nel corso del fine settimana. Non so se volete No, salutare anche voi, Enrico. io salutandolo volevo solo dire che visto che è sempre un laboratorio continuo le fonti TV ormai e visto che tutti contribuiscono, mi è piaciuto molto, me lo sono segnato un nuovo slogan che inconsapevolmente ci hai dato tu, cioè seria ma non seriosa l'informazione Assolutamente. delle fonti TV e lo E a ruberemo, proposito io te lo dico, vorrei. e poi non chiederci però No, diritti e no, cose no, io varie. guarda, vi cedo questo slogan, ma a patto che mi mandiate una delle tazze, perché io essendo molto più anziano di voi, purtroppo ho ancora questa, e quindi ritengo doveroso che mi mandiate una tazza, è il minimo, se no ci resto molto Eccola male. qua, guardate, sì, dai Enrico, possiamo Ma quella di farlo. Enrico, peraltro, sbaglio o è la caffettiera? Mi sembrava la caffettiera napoletana. E questa l'ho rubata alla nonna di Garibaldi che conoscevo personalmente. Quindi è un messaggio Ah, subliminale per c'è, cui ok. voglio la mia tazza di Le Fonti. Va bene, Enrico, perfetto. Ecco, si vedeva meglio se la tenevi davanti per un effetto. Era Comunque, l'effetto Caccamo, no? eccolo La lì, ecco, guarda che, però cravatta è di bellissima. Antonio Guarda, Caccamo. possiamo fornirti di logo le fonti e il titolo Buongiorno Borsa, se vuoi, o a tua scelta, visto che mi hai dato anche, come dire, a livello creativo un nuovo Mi slogan. sto commuovendo. Vabbè, insomma, quello è Comunque l'obiettivo. è la caffettiera napoletana, comunque, secondo me. L'aspetto quantomeno è quella, è bello anche l'effetto cravatta Confermo. di Caccamo, il Caccamo, vecchio sì. inviato di Mai dire gol e interpretato da tuo Mamma zio. mia, che meraviglia, come siamo sul pezzo. Peraltro, insomma, Giacomo continua a fare questi riferimenti a Napoli. Se volete scoprire, sapere perché, andate a guardare sul nostro profilo di Instagram, Le Fonti Group. Cioè, insomma, piano piano ci saranno le schede di tutti con qualche dettaglio per conoscerci un po' di più, indipendentemente da quello che vi raccontiamo sui mercati tutti i giorni. Enrico, grazie e ci sentiamo presto, naturalmente, in diretta live. Grazie, buona Grazie a giornata. voi, buon Ciao Enrico. lavoro, complimenti, in bocca al lupo per tutto. Viva il lupo, grazie. Grazie. Allora, Alexandra, introduci tu l'ultimo ospite per questa parte, poi naturalmente noi proseguiamo con la diretta sui mercati fino alle 12, poi riprendiamo il pomeriggio, eccetera, eccetera. Ah, quindi Vai. poi non è che andiamo a casa e abbiamo No, finito. no, no, Ah, credevo sì, che oggi si lavora alle di più. 10 si andasse poi a casa, insomma. Va bene, allora Oggi si restiamo, lavora. Beviti il rimaniamo. caffè che hai bisogno di L'ho energie finito, l'ho oggi. finito. D'accordo. Allora, il nostro prossimo ospite è un ospite molto lodato, come tutti gli altri ormai, Antonio Ciolli Puviani. Antonio, buongiorno, ben ritrovato, grazie per essere con noi in questa giornata molto particolare. Mio, ciao Alexandra e ciao a tutti e tre che conosco bene, le persone in studio. Ciao a tutti. Ciao Tony. Infatti, Tony, volevo solo fare questa brevissima introduzione, un ospite storico di Le Fonti TV che fa parte dalla nostra squadra, tra virgolette, sin dall'inizio, dalla partenza, ecco, dei nostri format di finanza, sinora che abbiamo proprio i format nuovissimi e certamente un nuovo inizio. Sì, io sono, credo, dalla prima puntata di quando proprio è nata Le Fonti TV e ci sono sempre stato, insomma. Credo che non sia mai passato, se non forse nel mese di agosto, ma neanche, mai più di 2 settimane di seguito senza la mia presenza. No, infatti non va mai in Mi vacanza. spiace per Peraltro, il sì, dimmi,
Ti spiace per gli ascoltatori, ma guarda che se tu non fossi più sulle fonti TV, i nostri telespettatori farebbero una sorta di rivoluzione, credo, perché ti aspettano sempre con molta ansia. Io stavo dicendo, ansia e fermento, io stavo dicendo, Alexandra, insomma, è un po', prima si diceva questo di Cartisano da parte mia, Tony pare sempre un po' tuo, guarda che anche lì, dicevamo, ci sono delle fazioni per gli ospiti, vero? Tony ed io, devo dire che facciamo un bel team. Tony, non lo so, tu cosa ne pensi? No, attento a quello che dici, perché Alessandro... No, no, perché di solito gli chiedo sempre una valutazione, ecco, sulle borse, magari le elezioni, oggi ti chiedo una valutazione un po' più diversa. Della serie come mettere a proprio agio l'ospite. Cosa ne pensi del fatto che sei sempre con me in diretta? No, no, guarda, Alessandra, lo dico tra le righe durante l'intervista, che è un piacere anche perché ha ottime preparazioni di carattere macroeconomico e quindi è sul pezzo e sulla notizia, e mi mette a mio agio, perché evita di chiedermi magari cose che altri illustri persone che sono venute prima di me sanno meglio di me, cioè analisi tecnica che io conosco poco, e quindi sono più per spunti di carattere news, è fondamentale, e Alexandra è sempre fatta apposta per questo. Tanto ci sono anche, c'è anche, credo, quasi una dichiarazione d'amore da parte di Marco nei confronti di Alexandra, is the best, adoro le sue dirette, soprattutto su Wall Street. E poi c'è anche un altro amico che ci scrive, Giuseppe, che invece dice, insomma, si schiera dalla parte di Manuela, e Salvatore che dice, invidio Giacomo perché è beato tra le donne, bravo Salvatore. Tony, ma che cos'è che hai scritto sulla felpa? US? Ah, sì, Polo, non lo so neanche. Since 1890. US Polo Association. Ok, no, no, sembrava che fosse una roba tipo di... No, è un caso. Prossimo step, okay. Le magliette brandizzate, le fonti TV che forniremo a tutti i nostri ospiti, così si collegheranno sempre con il nostro logo, e naturalmente anche quando andate in giro, insomma, dovete essere vestiti così e ci fornirete le foto. Va bene, possiamo salutare Tony Cialipuviani, che ritroveremo naturalmente sulle fonti TV in questo momento, diciamo, in questo contesto di mercato sempre particolare. Tutte le tue previsioni e le tue considerazioni sono importantissime, quindi grazie ancora Tony per quello che fai per noi. Grazie, grazie, grazie anche a voi. Ciao a tutti e a prestissimo. Ottimo. Ciao Tony. Allora, c'è anche sì. Sante che ci Sante Leone. Ah, poi il nostro abbiamo Sante Leone. Sante Leone che ci ringrazia, insomma, per le belle parole che abbiamo, insomma, speso per i nostri ospiti, senza i quali appunto non saremo qui. Assolutamente, i nostri ospiti parte molto molto importante delle nostre dirette e della nostra famiglia. Assolutamente. Tutti quanti, sì. Anche quelli che non hanno partecipato in quest'ora. Certo, ma assolutamente, ovviamente poi li ritroveremo, peraltro Sante Leone interverrà alle 10.30 oggi, perché così almeno mi dà il modo di raccontarvi la giornata, naturalmente, che prosegue come sempre sui mercati. Tra poco io, perché poi naturalmente nel pomeriggio invece ci sarà Giacomo per quanto riguarda oggi, e domani torna anche Alexandra. Vi terrò compagnia fino alle 12 live, e poi partiranno tutti i nostri contributi, approfondimenti nuovi, tutti, diciamo, con la nuova veste. A partire, così cominciamo, alle 12 ci sarà Meme Economics, quindi il momento più di ilarità e più dissacrante dei mercati, insomma, in questo momento. E adesso, quando vi saluteremo, andrà in onda la prima puntata di Fast Finance, quindi, per fare un breve riepilogo, la finanza raccontata sempre attraverso i protagonisti, in modo semplice, per capire di più di quello che ci circonda, per entrare sempre di più nel merito per chi magari non è già esperto, ma anche per un breve ripassino. Sapete che i corsi di formazione sono sempre, voglio dire, sottolineati, e soprattutto si sottolinea la loro importanza, perciò, insomma, vale la pena buttare l'orecchio sempre. Allora ragazzi, come possiamo, io intanto scusate, saluto ancora, poi anche voi se dimentico qualcuno aiutatemi, in regia Francesco che guida la squadra tecnica,
Luigi, Alberto, Matteo, Alessandra, poi Giulia del reparto grafico, Valentina Buzzi che coordina tutto, è anche un'ottima giornalista, ovviamente la vedrete anche lei nella realizzazione delle nostre pillole formative e informative, naturalmente Alessandra, naturalmente Giacomo, naturalmente tutti coloro che vi presenteremo nel corso delle prossime giornate, delle prossime settimane alla redazione di Finanza, ma anche la redazione Legal con tutti i colleghi che lavorano e che contribuiscono a trasmissione, alla realizzazione di interviste. Oggi ne vedrete per esempio una di Le Fonti Legal, c'è Doppio Binario, un altro programma con Simona Vantaggiato e Gabriele Ventura che insomma ogni settimana vi aggiorna sulle normative più importanti e interessanti. C'è Book Crossing con Alessia Liparoti, così Assolutamente random. sì, stavo per infatti ricordarlo. Esatto, The Mobility con Serena Cappelletti, insomma, ma la squadra è veramente, no, cioè, sarebbe impossibile. Poi tutto, anche i colleghi del marketing, del commerciale che contribuiscono a farci conoscere all'esterno, Gli insomma, il eventi, lavoro, gli la eventi, le redazione Fonti degli Awards, eventi. perché che peraltro riprenderà, insomma, incrociamo le dita di PCM permettendo, visto che è la giornata un po' del DPCM, che riprenderanno in presenza, in forma fisica, però c'è anche la versione digital che è molto apprezzata, quindi attraverso sempre la televisione, attraverso insomma, le dirette nei nostri studi nuovi da cui stiamo trasmettendo anche oggi. Chi ho dimenticato? Tanti sicuramente. Beh, l'editore e la casa editrice in generale Ah, sicuramente, ma già, allora, l'editore. beh, no, l'ho lasciato per ultimo così rimane più impresso, Ah, non è certo. che, ecco, non mi ero dimenticata, sì, però lascio a Ovviamente. voi la chiusa, ragazzi, e poi io continuo la diretta live sui mercati. Giacomo? Io segnalo che abbiamo già un primo cliente per le magliette targate Le Fonti. Mario, speciale, non so se di nome o di fatto, probabilmente tutte e due, però ci scrive: voglio le magliette di Le Fonti TV, quindi abbiamo già una prima richiesta. Ottimo, Alexandra. Io vorrei ringraziare a tutti quelli che ci stanno seguendo sempre, che ci hanno seguito in quest'ora molto speciale per noi. Un ringraziamento speciale per tutte le persone con cui stiamo lavorando, come li ha elencato tutti quanti Manuela, e certamente ringraziamento speciale alla nostra direttrice, Head of Channel, Manuela Donghi e Giacomo Iacomino. Grazie, grazie. Senza di voi non potrei essere direttrice, head of channel, direttore, insomma, usiamo maschile e femminile, quello che volete, ma il senso è quello. Grazie a tutto il mio team, grazie a voi. Adesso Fast Finance, e poi live sui mercati, e vi aspetto per proseguire la giornata insieme. Grazie, noi ci siamo e questi siamo noi.